Chi sta a casa sua? Chi resta a casa sua? No, no. Dare il benvenuto, magari. Non esiste qualcuno che non abbia un'opinione sull'immigrazione clandestina. Gli sbarchi a Lampedusa dimostrano come il nostro sia ormai un paese tragicamente sotto assedio. Reato di clandestinità a parte, a Bassano l'opinione prevalente è che se è vero che l'Italia è la porta d'ingresso d'Europa, allora pare evidente che dall'Unione Europea debba arrivare maggior aiuto. Non saprei come rimediarci. Se non ci aiuta l'Europa, se non ci danno una mano i nostri cugini. Non è un problema solo italiano, è sicuramente un problema di tutta l'Europa. E se si vuole affrontarlo, bisogna affrontarlo anche con i paesi dell'Africa del Nord, però non è un problema facile. E c'è chi si spinge oltre. Se chi arriva nel nostro paese è davvero solo di passaggio, perché non aiutarlo a raggiungere i paesi europei nei quali è diretto? Bisogna organizzarsi che quando arrivano, quelli che devono andare in Francia vadano in Francia. Esatto, sì, perché quelli di respingerli li mandiamo al loro paese, poi rientrano di nuovo, cosa abbiamo risolto? Ma soprattutto il problema dell'immigrazione si deve risolvere nelle nazioni d'origine. Cercare di fermarli di là. Prima che muoiano, dopo è troppo tardi. Anche le lacrime di coccodrillo sono tutte tardive.